Salve, come preannunciato dal mio amico Robert della California, in un video precedente di presentazione del video che dovevo fare, cioè questo di qua, mi trovo su Fedora 36, che è una distribuzione sponsorizzata da Red Hat, ma è solamente sponsorizzata da Red Hat e condivide i pacchetti RPM. Questa distribuzione, che è la prima volta che recensisco, è una delle prime 10 distribuzioni che si trovano su DistroWatch, e di solito è considerata un'ottima distribuzione. C'è qualcuno che la critica, ma la maggior parte ne parla bene. Vado a nascondere questa finestra. Sto utilizzando Simple Screen Recorder perché, diciamo, dopo l'installazione ho notato alcune differenze, del ramo Debian, nel senso che non ci sono praticamente alcuni programmi, cioè non si trovano alcuni programmi, e ho avuto dei problemi a trovare un registratore dello schermo. Volevo utilizzare altri programmi, però mi sono accontentato del Simple Screen Recorder. Poi vi spiegherò il perché non potevo trovare quei programmi. Allora, io vado a vedere il Fedora Project, che è questa pagina, che è la pagina proprio della distribuzione, dove si può praticamente scaricare la Workstation, che è la versione che sto utilizzando io, e poi c'è la versione server, e quindi potete scaricare, insomma, queste versioni qua. Poi c'è la versione LOT, che fornisce una piattaforma open source affidabile come base solida per gli ecosistemi yacht. Non so dirvi esattamente che cosa sia. Comunque c'è anche questa qua. Io ho scaricato la workstation, è quella che si usa per il desktop, diciamo, per, diciamo, il notebook o per il fisso, ed è ovviamente una 64 bit con GNOME come ambiente grafico. Ora, vi ho detto inizialmente, che sto utilizzando il Simple Screen Recorder, perché non riuscivo a trovare dei programmi da installare. Sono andato per alcuni programmi, ad esempio per OpenShot sono andato su Flatpak, e da Flatpak sono andato a installare il OpenShot, perché non lo trovavo sul Software Center. Dopodiché, ho dovuto, mettere in attivo l'RPM Fusion, che sono dei pacchetti aggiuntivi, quindi un repository aggiuntivo che fa parte della comunità di Fedora. Allora, perché ci vogliono gli RPM Fusion, più andare a prelevare su altre pacchettizzazioni? Perché, come ho fatto vedere per OpenShot, perché ci sono delle limitazioni da parte di Red Hat, per quanto riguarda il software. Ci sono delle restrizioni legali che contraddistinguono appunto il Red Hat, e nei repository ufficiali di Red Hat non ci sono abbastanza programmi, ce ne mancano tanti. Chi è abituato come me su Ubuntu, su, che so, Linux Mint, o anche Arch Linux, insomma, una derivata di Arch Linux, rimane un po' stupito dal fatto di non trovare i programmi proprio a base da utilizzare tutti i giorni. Ora non so qua a dirvi quanti programmi non ho trovato, ma abbastanza. Mi sono un po' spazientito. Ho detto: come mai parlano bene di Fedora se ha tutto questa mancanza di software? Ed era il fatto che dovevo abilitare gli RPM Fusion, che vedete qua,
si vedono qua. Metto la finestra più, ecco così, più stretta. E come si devono abilitare? Qua ci sono le stringhe di comando, qua sono su linuxcapable.com, che vi dà la possibilità con le righe di comando già da copiare e incollare nel terminale e abilitare IRPM Fusion. E qua si fa, praticamente c'è la prima, si fa l'upgrade del sistema operativo. Qua da sottolineare che si fa sudo DNF, quindi la pacchettizzazione di Fedora, cioè, non è sotto forma diciamo, il software non è come deposito in apt, ma è in DNF. Quindi si deve fare un sudo DNF invece di apt, diciamo, oppure pacman rispetto ad Arch Linux. È fatto un upgrade. E poi andate con DNF repo-list, grep rpm fusion, a vedere esattamente se ci sono oppure non sono abilitate. E dopodiché andate a installare qua. E qua c'è come installare, fate copia, fate un semplice clic per copiare appunto le righe di comando, andate a installare IRPM Fusion, dove poi troverete quei programmi che io non trovavo prima. Non dico che li troverete tutti, ma troverete i programmi che di solito utilizzate tutti i giorni. Che posso dirvi? Editor di testo, programmi per la fotocamera, cose che non trovavo assolutamente, cioè c'erano il 50% dei programmi in meno che utilizzo giornalmente. Dopo aver fatto questo, Fedora è ritornata una distro, diciamo che di quello che sentivo dire, buona, perché cioè, al primo impatto quasi quasi la stavo per disinstallare, cioè non capivo il perché di questa positività di questa distribuzione, che non riuscivo più a installare neanche un programma. Peggio ancora di quello che mi è successo con Ubuntu, ma là il discorso era diverso. E quindi ho abilitato questo. Per OpenShot sono andato a prendere il Flatpak, perché poi devo editare questo video, e sono andato a prendere da Flatpak OpenShot. Ora io vado. Apro un'altra scheda. Ecco. Allora. Un attimo che scrivo qua Flattube, che sarebbe l'app store del Flatpak. E qua ora c'è un'altra cosa che devo dire su Fedora, cioè siccome i Flatpak sono di Red Hat, quindi sono sviluppati da Red Hat, su Fedora già ci sono i Flatpak, ma si devono abilitare anche quelli, cosa stranissima, si devono abilitare anche i Flatpak, è così, strano ma vero. Insomma, questa distribuzione è buonissima, però inizialmente è un po' scoraggiante, perché le cose più banali si devono abilitare, cioè cose che sono scontatissime. Scontatissime su Ubuntu, scontatissime su Arch Linux, ma qua si devono abilitare. Su Arch Linux basta un semplice clic e si abilita la qualsiasi, quindi per scaricare da GitHub, quindi la pacchettizzazione AUR, ma qua veramente sono andato a finire sui forum per capire come cavolo dovevo utilizzare Fedora, ed ero veramente scoraggiato su questo. E qua trovate i programmi che non ho trovato neanche con i Fusion, insomma, neanche OpenShot si trovava con i Fusion. Ora io qua sto un po' facendo il repre tipo Ubuntu, scusate, qua non mi cerca niente. E qua c'è OpenShot, e da qua ho installato, abilitando prima i Flatpak, che si devono prima abilitare. Ho dovuto fare tutta questa trafila pure addirittura per i Flatpak, che sono proprio le Fedora. Cosa stranissima, su questo sistema operativo si devono abilitare anche le sue cose. È così.
andiamo indietro qua, vediamo cosa stavo guardando prima. Niente, non c'è. Comunque si devono abilitare, poi c'è, andate su, cerco di nuovo flat pack, e si abilitano i flat pack. Allora andiamo a vedere qua. Allora andate su Fedora, il simbolo di Fedora, e qua andate a abilitare i flat pack con questa stringa di comando, questa che vedete qua. Ve lo fa molto facilmente, andate nel terminale, fate questa riga di comando e abilitate i flat pack che già sono inserite nel repository, ma non sono abilitati. Cosa stranissima, insomma, è così. Allora, malgrado questi problemi iniziali, che sono abbastanza paradossali anche questi, cioè ancora più di Ubuntu, cioè, pensavo che Ubuntu era un po' l'unica che faceva queste contraddizioni, ma queste sono contraddizioni ancora superiori. A parte queste contraddizioni, andiamo a vedere il sistema operativo che, contrariamente a Ubuntu, qua ho parlato di tutto, giusto? Sì. Contrariamente ad Ubuntu, il GNOME è un po' più avanzato come versione. Vediamo se utilizzando... Già vedete l'interfaccia grafica, è un semplice GNOME 42, forse .2 se non erro, ma praticamente è vanilla, cioè nel senso che non c'è niente di estensione, mentre Ubuntu è tutto un insieme di estensioni, cioè c'è una personalizzazione che contraddistingue appunto Ubuntu, mentre in questo caso non c'è nessuna personalizzazione, è solamente un'interfaccia grafica del GNOME con il motore interno che è Fedora. Da premettere un'altra cosa, Fedora cambia rispetto a Ubuntu o rispetto alle rolling release di Arch, c'è anche un altro fattore, è una via di mezzo, nel senso che tende ad avere i programmi più, diciamo, rinnovati, i programmi di ultima generazione, però c'è un fatto, non è una rolling, ma è praticamente la sua vita è brevissima, cioè il sostegno, diciamo, il supporto tecnico, il supporto, diciamo, di un rilascio dura solamente 12-13 mesi, dopodiché semestralmente c'è sempre un aggiornamento, un rilascio di aggiornamento, però dopo 13 mesi, circa un anno, esce il rilascio con diciamo successivo, siamo alla 36, poi ci sarà tra un anno la 37, quindi è un molto più, diciamo, più attiva, quindi non LTS rispetto a Ubuntu, è molto meno attiva, meno rolling rispetto alle Arch, quindi è una via di mezzo, è una filosofia che a me non è che mi piaccia tanto, alla fine io preferisco o una rolling o avere un LTS. E basta così. Poi nei commenti leggo che c'è anche qualche un po' di stabilità, instabilità in più rispetto a un LTS, perché ovviamente avendo più cambiamenti, il kernel che non è LTS, quindi è un kernel che si aggiorna facilmente, insomma, è più facile ad essere un po' instabile. Però non voglio criticare Fedora perché è un buon sistema operativo, non voglio essere giustiziere di Fedora. Dunque, andiamo ad aprire magari il terminale, credo che sarà lungo il video, già sono su 15 minuti, però cerco di essere veloce, ma purtroppo i tempi sono quelli. Dunque, spero che non vi addormentiate. E andiamo a vedere il NeoFetch. Il NeoFetch Fedora è qua, è questo. Allora, Fedora 36, il kernel è il 5.17.6, invece su Ubuntu era 5.15, quindi già siamo su un kernel non LTS, già avanzato. Poi c'è
Gnome 42, qua non vi dice, diciamo 42, forse punto 2, devo guardare nell'impostazione. Ovviamente Gnome c'è il mutter come Windows Manager, Gnome Gnome, il tema Dwaita, quindi è vanilla, quindi deve avere un tema Dwaita, non ha un tema personalizzato Fedora. Gnome Terminal l'abbiamo, mi sta consumando con Google, sembra che sia aperto, no, Google l'ho chiuso, quindi praticamente senza, solo con la registrazione, mi sta consumando un gigabyte e 600 rimemoria, abbastanza, più di Ubuntu. Io faccio la comparazione con Ubuntu perché l'ultimo filmato era quello. Quindi consuma un po' di più rispetto a Ubuntu. Quindi è un po' più pesante con tutto che non hai l'estensione che c'è Ubuntu. Chiudiamo qua, andiamo in impostazione, vediamo se ci dice la stessa cosa. Impostazione, se è più, magari più precisa come informazione. Praticamente sempre memoria, Intel, la grafica. Allora, io praticamente ho scelto X11 come sistema grafico perché Wayland ancora non mi consente di utilizzare alcuni programmi e poi potrò avere anche ancora maggior problemi a registrare il video, quindi ancora Wayland non è compatibile con tutti i programmi. Dopodiché diciamo, le impostazioni sono quelle di un Gnome Vanilla, insomma siamo là, Wi-Fi, rete, Bluetooth, aspetto, come aspetto abbiamo il chiaroscuro come in Ubuntu, però è fatto graficamente un po' diverso, vado a cambiare su chiaro e poi abbiamo lo scuro che io preferisco. Dopodiché abbiamo, qua c'è una particolarità, di Fedora c'è lo sfondo, che se voi mettete sul scuro, io cambio, praticamente vi faccio vedere, sono qua per ora. Allora cambio, se io vado sul, clicco qua, cambio, come vedete quando è scuro anche l'immagine di sfondo è più scura, mentre se io vado a mettere il chiaro, questa stessa immagine diventa chiara. Vediamo se è cambiata, è diventata chiara, anzi automaticamente perché già era impostata, è diventata chiara, quindi c'è questa particolarità. Per quanto riguarda le icone, non sono quelle come quelle di Ubuntu, facciamo sempre la comparazione, perché là le icone cambiano insieme al colore e c'è, diciamo, una colorazione, su Ubuntu avete visto c'è la colorazione secondaria che vi permette di dare alcune sfumature diverse di arancio, che so, porpora oppure altri colori, verde, giallo, così. Invece qua abbiamo solo questa opzione, però in più abbiamo il fatto degli sfondi che su Ubuntu non c'è, quindi qua è stata preferita un'altra politica. Quindi diciamo, non vedo, diciamo, né positivo né negativo né da qua né da là. Alla fine hanno scelto due modi diversi di presentare il sistema operativo come tematiche, come temi. Poi tutta l'impostazione siamo sempre là su Gnome, Gnome. Poi c'è su energia, potete scegliere ovviamente la batteria, il bilanciato, insomma, il tipico Gnome. E praticamente c'è su Gnome, vediamo se mi ricordo, dunque, questo lo vedrò magari un'altra volta perché non mi ricordo dove sono andato a finire. Questa applicazione, queste sono tutte le applicazioni, la privacy, insomma,
Insomma, poi c'è la modalità per fare in automatico il red shift, che praticamente quando, dopo il tramonto diventa, la colorazione dello schermo diventa più sul gradiente rosso. E quindi praticamente si può fare anche questo. Ora io non so perdere tempo qua perché non mi ricordo esattamente come ci sono andato. Però c'è su tutti quelli che hanno GNOME come ambiente grafico, anche su Ubuntu in questo caso. Quindi siamo sempre là. Cosa ho rilevato di differente in velocità rispetto a Ubuntu? Ho rilevato che qua è più veloce, ma c'è da premettere una cosa. Qua siamo su GNOME semplificato, basico, mentre là è tutto più, diciamo, più lavorato, ci sono tante estensioni, quindi è un po' più lento nel cambiamento per quanto riguarda le finestre. Per quanto riguarda la visione delle icone, qua le icone si vedono più grandi, quindi sono impostate in modalità media, mentre su Ubuntu sono impostate in modalità piccola. Abbiamo LibreOffice già preinstallato. E poi abbiamo video per il player, ma mancano i codec, quindi io come al solito ho installato un'altra cosa. Qua come vedete, come su tutti, che non so, 42, praticamente si vedono le miniature delle finestre qua. Ecco, no, queste attività. Andiamo qua. Si vedono le finestre qua, potete ovviamente variare le finestre. E qua si può scorrere sia con le gesture, se fate con le dita così, come faccio in questo momento, si muovono praticamente le scrivanie in miniatura. Se invece scusate. Niente, la gesture è solo questa alla fine, non è che sia tutta questa cosa. Ecco qua. Potete scorrere in questo modo. Vediamo se c'è qualche altra gesture. No, non vedo un cavolo, non c'è niente. Comunque, questo non è che sia un granché come gesture. Postazione ancora aperta qua. Chiudiamo. Abbiamo già l'angolo attivo, mentre su Ubuntu ad esempio l'angolo non è attivo ma si deve attivare. Allora, dicevo Fedora, andiamo su Software Center, andiamo a vedere Software Center. Eccolo qua, messo tra i preferiti. Software Center è quello del GNOME. Vediamo se ci fa vedere il repository dei software. Vediamo se si apre, se non mi fa perdere tempo. Ecco qua. E abbiamo attivati Flash Hub, quindi Flatpak, e poi quelle testing che non sono attivate. Sono stato interrotto mentre facevo il video, quindi spero di editare bene, insomma. Allora, stavo dicendo praticamente che qua ci sono i repository e quindi abbiamo Flatpak abilitate, l'ho abilitato io, e poi ci sono gli LPM Fusion che sono qua, e ci sono i free, e poi ci sono anche quelli di terze parti, quindi software di terze parti, sempre Fusion, perché si devono abilitare o uno o entrambi. E allora, ora io qua. Adesso vi faccio vedere la ricerca di qualche cosa, tipo questo open.
qua. E ora mi risulta installato ovviamente, ma perché? Perché l'ho preso dai Flatpak. Ecco qua. E quindi risulta installato perché l'ho preso da Flatpak, perché inizialmente non trovavo neanche il programma. Come ho detto all'inizio del video, almeno il 50% dei programmi non si potevano né trovare neanche a questo punto installare. Ora dovete abilitare quello che ho fatto vedere prima, quel repository, che ho fatto vedere inizialmente nel video come si deve fare. Cosa dire di Fedora? Allora, Fedora è come ho detto all'inizio, un ottimo sistema operativo. L'unico neo che ho trovato è il fatto che chi è novizio come me deve un po' andare sui forum a capire il perché non può andare avanti nell'installare o nel configurare il sistema operativo. Perché mancano alcuni programmi ancora mancano, quindi c'è meno assortimento rispetto a una base Debian, ma per quanto riguarda, diciamo, la reattività del sistema operativo, non mi posso lamentare. Vedete, qua siamo al 42, quindi effettivamente è 42.1. Del Gnome Shell, perché nelle informazioni sia del NeoFetch che dell'impostazione non mi danno l'informazione proprio completa, perché è un 42 avanzato, è un 42.1, invece su Ubuntu eravamo solo sul 42.0. Un'altra cosa, le finestre che su Ubuntu sono abilitate, praticamente la minimizzazione, la chiusura della finestra e l'ampliamento della finestra, per quanto riguarda qua, apro anche Firefox, per quanto riguarda Fedora, dovete solamente fare doppio clic per ampliare la finestra o per minimizzarla, oppure andare a chiudere direttamente da qua o fare clic sulla finestra e portarla, diciamo, a icona. Quindi si devono abilitare, ma è una cosa che fa parte dell'impostazione Gnome. Andate nell'impostazione, andate a abilitare appunto questa estensione che manca su Fedora. Allora, io consiglio caldamente questa distribuzione di Fedora, mi accodo a chi ne parla bene, però, diciamo, ripeto, il fatto di fare è un problema per chi per la prima volta lo usa, perché deve chiedere consiglio ad altri che sono più esperti di Fedora per poter capire il perché non riesce uno ad andare avanti a configurare il sistema operativo, che inizialmente ti entusiasma, però poi ti dà un po' quella depressione post installazione dove non capisci cosa devi fare e piano piano vai diciamo, imparando la soluzione di quello che stai facendo. Un saluto a tutti, non so se si vede, se si vedrà nell'edizione del video che sono stato interrotto, infatti mi vedo un po' confusionario con le stelle tipo quelle un po' ubriache perché sono rimasto un po' bloccato a un certo punto del video. Un saluto a tutti, saluto pure Robert, il mio amico immaginario della California che presenta i miei video in anteprima. Parla inglese, però un po' di italiano messo a siculo riesce a spiaccicarlo, quindi tutte le presentazioni dei miei prossimi video saranno fatte da Robert. Ok? Ciao ciao a tutti, grazie per avermi seguito, a un prossimo filmato. Chiudo, un attimo che chiudo.